Ciao Simona Filippini e benvenuta a questo nuovo appuntamento sulla fotografia, una foto, una storia, la fotografia che riflette il presente che viviamo. E tu sei una fotografa ormai di lungo corso, ti sei occupata di moltissime tematiche, tematiche sociali, tematiche umane, di immigrazione, hai pubblicato su magazine nazionali, internazionali, insomma hai fatto moltissimo lavoro, hai anche fondato Camera 21, un'associazione dedicata alla fotografia nel 2008. Ci parli dell'immagine che hai scelto di condividere per noi e in che modo essa riflette il momento che stiamo vivendo? Grazie Giorgio per avermi invitata. Io ho pensato di condividere con voi questa fotografia che è tratta da un reportage che io ho realizzato nel 2000 e che ho pubblicato sul venerdì di Repubblica con un articolo della giornalista Brunella Schisa. Ed è un reportage realizzato nel Carmelo di Sant'Anna delle Suore di Clausura che si trova a Carpine Tolomano, quindi a 100 km, diciamo, tra Roma e Napoli. E, in particolare questa è una fotografia che ritrae Suor Noemi con diciamo, il suo computer, davanti al suo computer una schermata dove c'è una bellissima immagine della Madonna. E Suor Noemi all'interno di questo convento era ed è ancora oggi la persona preposta alla comunicazione di internet, tant'è vero che oggi il convento è dotato anche di una pagina Facebook, di Twitter, insomma, quindi dialoga diciamo, con l'esterno. E all'epoca erano i primi passi no, verso questa comunicazione virtuale. E il convento era già dotato di questi strumenti. E, è un reportage del 2000, quindi anche per la fotografia un momento di passaggio che noi ricordiamo con grande fatica noi fotografi, no? Perché di passaggio tra l'analogico e il digitale, questo è un reportage realizzato in pellicola, in diapositiva. Voglio dire, un'immagine che riflette appieno sia dal punto di vista della clausura, ovviamente loro sono costretti a stare in clausura, sia perché c'è l'elemento tecnologico che già all'epoca poi non era neanche così diffuso, direi neanche nelle case delle persone, figuriamoci all'interno di un convento. Quindi diciamo in questo senso l'immagine coglie perfettamente il momento che stiamo vivendo, non trovi? Sì, è veramente incredibile. Infatti io appena, diciamo, sono entrate in vigore queste restrizioni, ho sentito proprio l'esigenza e il piacere di ricontattare Suor Noemi, con la quale negli anni poi qualche volta ci siamo anche scritte via mail. E lei mi ha detto, guarda, mi ha risposto via mail subito, dice, perdonami, non ti posso dedicare molto tempo perché, sai, siamo qui tutte nel convento, a catena stiamo facendo le mascherine per tutto il paese. Dice, quindi siamo impegnatissime, non ti posso dedicare tempo, dopo ti scrivo con calma e ti racconto. Io, diciamo, questo reportage l'ho cercato io, l'ho voluto e 20 anni fa ho contattato una persona che conoscevo in Vaticano perché mi potesse magari aiutare a cercare un convento di suore di clausura dove fossero italiane, giovani. Ero molto incuriosita da questa scelta che mi sembrava proprio estrema ed è una scelta estrema, no? Che io vedevo come una rinuncia totale, no? della vita. E così questa persona in Vaticano mi ha dato i loro contatti, loro hanno accettato il fatto di essere fotografati. Io sono rimasta lì con loro una notte, 2 giorni interi al convento. E quando poi ho mostrato le fotografie a Franco Lefebvre, che era appunto il foto editor del venerdì di Repubblica, vabbè, lui piacciono moltissimo e mi disse: ah, ma c'è questa suora però che parla su internet, che comunica con internet. Dice: questa è la notizia. La notizia è che la clausura ormai esiste, è meno clausura forse da quando esiste la comunicazione virtuale. E quindi quando io poi tornai con la giornalista, io questa fotografia la riscattai successivamente in quell'occasione. Perché appunto ci voleva una fotografia che sintetizzasse il luogo, sintetizzasse lo strumento e questa comunicazione che avrebbe da quel momento in poi modificato tutto, perfino la clausura delle suore di clausura, insomma. Quindi sì, insomma, sono molto legata a questa immagine. Si può dire che erano già un passo avanti a noi da questo punto di vista.
Ma guarda, io mi sento di dire che la comunicazione, adesso un piccolo inciso, ma la Chiesa è la madre della comunicazione, perché se noi pensiamo alla pittura, se noi pensiamo alla scultura, se noi pensiamo a tutti i modi attraverso i quali la Chiesa cattolica ha formato il nostro immaginario visuale, no? Visivo, quindi loro dal punto di vista della comunicazione per immagini sono dei maestri, e lo prova anche l'immagine che noi abbiamo visto recentemente di Papa Francesco. Certo. Cioè, quell'immagine di San Pietro è di una perfezione formale, se vogliamo, che supera qualsiasi grande regista, qualsiasi grande film da Oscar, no? Quindi da questo punto di vista la Chiesa è sempre stata molto molto attenta, lo sappiamo. Senti, per ritornare ai giorni, diciamo, ai giorni nostri, cioè al presente, siamo così forzatamente chiusi in casa. Io ho visto sul tuo profilo Instagram un lavoro molto carino, molto interessante, che tu stai facendo il set fotografico dietro di te, che stai realizzando a te stessa e alla tua famiglia. Ce ne vuoi parlare velocemente? Sì, in effetti momento in cui ho realizzato, in realtà mi ci sono voluti 2 giorni di più rispetto a quando è scattata questa, diciamo, questa restrizione, mi ci sono voluti 2 giorni per capire che saremmo stati effettivamente chiusi noi quattro, io vivo con mio marito e i miei figli che sono grandi, e ho pensato, questo tempo lo voglio utilizzare anche in una maniera interessante, divertente. Quindi, siccome quel divano lì, che vedete, insomma, che vedi, è un divano, appunto, è il divano nostro, dove noi bivacchiamo, dove soprattutto i ragazzi bivaccano, allora ho pensato di realizzare un ritratto al giorno, su questo divano, delle volte di tutti e quattro, delle volte di chi ci sta sopra a leggere o a riposare. E chiaramente io devo fotografare tutti i giorni per sentirmi bene, e i miei familiari lo sanno e quindi mi assecondano in questa mia, mi tollerano, diciamo, delle volte con più facilità, altre volte con meno facilità, e si prestano abbastanza. Poi credo che tra qualche anno, quando questa esperienza ce la saremo magari finalmente un po' messa alle spalle, anche avere una documentazione così di come insieme l'abbiamo superata, penso che sarà interessante, Va ecco. bene, quindi invito tutti ad andare a visitare il tuo profilo e a godere di questo bellissimo lavoro che stai facendo. Grazie, E Giorgio, grazie per avermi invitata. grazie a te Simona, e bocca al lupo per tutto e buona continuazione. Grazie, anche a voi. Ciao. Ciao.